Ciao a tutti, oggi siamo qua per presentare le nuove Aelus con Matrix 2.0, novità di Aelus per 2011 e voglio presentarvi, come nell'articolo, le principali novità che Aelus ha inserito all'interno nella costruzione delle sue nuove canne. Abbiamo delle canne che sono essenzialmente molto leggere, quindi queste che ho in mano in questo caso sono due Radia Matrix, una da spinning per 6 piedi e 7 e una potenza di 5 ottavi e una da casting che invece pesa lunga 7 piedi e con una potenza di una uncia per fino a 20 libbre per il filo. Ecco, le principali novità che volevo mostrarvi in questo filmato erano, cioè, una che non è poi così tanto una novità, invece una sì, sono principalmente i micro guide, che sono degli anelli, vedete come sono piccoli. Volevo farveli vedere proprio nel filmato come erano piccoli, perché, diciamo, dirlo in un articolo è una cosa, vederli in un filmato è completamente diverso. Sono veramente molto piccoli e ce ne sono, diciamo, ad esempio in questa canna da casting da 7 piedi ce ne sono bene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Invece se una canna normale da 7 piedi con degli anelli normali noi ne abbiamo circa 9-10 massimo, mentre per quanto riguarda la canna da spinning abbiamo i primi due anelli che sono gli anelli normali, forse leggermente più piccoli delle solite canne da spinning che vediamo nel mercato. Il terzo e il quarto anello sono già molto più ridotti, mentre tutti gli altri anelli, che in questo caso sono ben 7 anelli, quindi abbiamo 4 più 7 anelli, che sono 11 anelli su una canna da 6 piedi e 7, che sono molto piccoli. Come vedete sulla canna da spinning sono molto ravvicinati tra di loro. Quindi è molto difficile che in queste parti si vadano a creare dei nodi o dei grovigli che vi possono rallentare la vostra sessione di pesca. Successivamente, un'altra novità che volevo presentarvi era, che poi non è così tanto una novità, però che Aerus è sempre attenta ad inserire nei suoi prodotti, che è il foregrip. Come vedete, dove c'è la presa del mulinello, abbiamo sempre la parte del grip che è forata per contenere al suo interno il grezzo, ma allo stesso tempo per farci sentire nei minimi dettagli ogni minima mangiata. Aelus è sempre attenta per quanto riguarda la sensibilità della canna, ed ecco che un foregrip completamente proprio esterno, nonostante comunque la maneggevolezza e il modo con cui si impugna la canna, è sempre molto comodo. È tutto per oggi, è tutto per questo articolo, ci vediamo un'altra volta, ciao ciao a tutti!